$10, prego. Buon divertimento. Hai bisogno di aiuto? Sì, c'è Nick Taylor qui. L'ingresso è $10. No, ti ho chiesto se c'è Nick Taylor. Devi scucire $10. Vuoi ungere le ragazze? Cosa? Per $20 puoi ungere le lottatrici. No, grazie. Taylor. Grazie. Nick Taylor. Ti conosco? Ci siamo visti una volta, tanto tempo fa. Fammi indovinare. Sei la rivelazione dell'anno e sei venuto a rendere omaggio al maestro. Giusto? Che Dio ti benedica, amico. Mi auguro di vederti lottare sul ring finché non vinci quella scommessa con te stesso. Che ti è successo? Che è successo a me? Senti, bello, io incasserò più soldi stasera che nel mio mese migliore da campione del mondo. Dicevi che un uomo non deve mai rinunciare al suo amor proprio. Oh, tesoro. Allora adesso non sono più il tuo eroe. Ragazzo, tu non ne sai proprio niente di me. No, hai ragione. Senti un po', vediamo se sai davvero combattere o se hai solo la lingua lunga.
preparato il conto. Grazie. Tutto ok, Nick? Sì. Quello è forte. Beh, visto uno, li hai visti tutti. No. No, lui è diverso da me. Se lo dici tu. Amico, io sono invincibile! Che hai, Nick? Niente. Ma che stai cercando? Le mie chiavi. Le hai viste? Dove vuoi andare? Fuori. Ho un appuntamento. Senti, qualunque cosa tu abbia in mente, è molto meglio se stasera vieni a casa con me. Cos'è che ti preoccupa? Ah? Eh? Che perda il controllo di me stesso, forse. Vieni a casa con me, Nick. Dammi le chiavi. Sbrigati. Grazie. Nessuno è invincibile. Sta tranquillo, sono solo. Sei stato sleale ieri notte. Non vale due contro uno. Molto spesso la vita è sleale, ragazzo. Non voglio consigli da un perdente. Un momento, ti mostro una cosa. Avanti, ragazzo, colpiscimi. Cosa? Colpiscimi. Non mi batto coi vecchi. Colpiscimi, coraggio. Dai. Che vuoi dimostrare? Voglio dimostrare che non mi hai mai preso. E allora? Allora tu ti consideri il più forte e non riesci neanche a sfiorare un vecchio pugile fallito come me. Tu sei stato campione del mondo. Non lo sono più. E se non colpisci me, che farai con chi mi ha battuto? Giusto? Senti, Danny, ieri sera sei venuto al club per un motivo, no? Andrò a Las Vegas per i mondiali e speravo che tu mi trovassi un allenatore. Torna stasera. Mm?
Allora, che cosa si festeggia? Che vuoi dire? Quando fai il barbecue non è un giorno qualsiasi. Non ho motivi speciali. Tony mi ha detto che allenerai quel ragazzo. Vuoi dire Danny? Sì, Danny. Credi che sia in grado di battere Jake? Sai, quel ragazzo ha una grinta. Non è ancora finita la storia fra te e Jake. Tesoro, questo non c'entra niente. Danny vuol diventare campione del mondo. Può anche farcela, allora perché non aiutarlo? Sii sincero, Nick. Tu vuoi solo vendicarti. Jake mi ha strappato il titolo, mi ha umiliato, mi ha tolto mia moglie. Che dovrei fare? Dimenticare e far finta di niente? No, accettare e andare avanti. Sono trascorsi 3 anni ormai, acqua passata. Jake, non c'entra niente. Sei tu che vuoi vivere male. Se ne hai abbastanza di stare con me, puoi sempre andare al diavolo. Certo, sarebbe un sollievo per te. Qualcosa non va e tu mi mandi al diavolo. Io non mi innamoro facilmente, ma quando accade faccio sul serio. Mi dispiace. D'accordo, ma tu lasciami fare. Io posso insegnare a Danny tutto quello che dovevano insegnare a me. E pensi di essere veloce come prima? Ciò che gli insegnerò non c'entra con la velocità. Abbassa il sinistro sul tuo diretto. Sei pronta? Ma che significa? Credevo di fare qualcosa di nuovo. Lui l'ho già steso una volta. Allora sarà una passeggiata. Ragazzo, forse mi hai frainteso quando ti ho detto lotta con la testa. Non dicevo a testa in avanti. Sì, ok. Ma che è successo? È semplice, gli ho detto come combatti. Che vuoi dire? Che sei prevedibile. Prevedibile? Ah sì? Se è così, come ho fatto a diventare campione dell'Ohio? Scusa, l'avevo dimenticato, che sciocco. Mi perdoni? Su, fuori il rospo. Danny, ogni pugile ha i suoi punti deboli. Devi imparare a sfruttarli. Tu puoi insegnarmelo? Ho spiegato a Jimmy come combatti. Tu sei 10 volte più forte di lui, ma non è bastato. Pensi che io sia forte, eh? Ricominci a fare l'esaltato. Senti, bisogna avere fiducia in se stessi. Ma non montarsi mai la testa. Tu puoi essere meglio di quanto non immagini. Meglio di chiunque io abbia mai visto. Meglio di te? Sì, meglio di me. Se vuoi battere Jake. È la tua chance.
Quando è che comincio? Hai già cominciato. Che stai facendo? Perché? Alza la guardia, tieni il guantone davanti al viso. Non basta, sei scoperto, potrei passarci con un camion. Quante vasche hai fatto? 50, come hai detto. Fanne altrettante. Cosa? Oh, oh. Cominci a pensare. Bene, insisti, forza, forza. Le gambe, usale di più. Sono pronto, Nick. Tira un diritto d'incontro. Fermo. Come fai a evitare il mio? Bloccandolo così. Ok. Un'altra volta. Prova a spostarti un po' verso sinistra. Sì, d'accordo. Vediamo che succede. Faccio una flessione e poi ti colpisco con un uppercut. Certo, lo so fare anch'io. Prova ancora. Basta che indietreggi. Le conosco già queste mosse. Sì, lo so. Voglio dimostrarti che se quando combatto con te riesco a indovinare le tue mosse, il più delle volte sarai tu a dover incassare. E allora che devo fare? Devi evitare di reagire d'impulso. Cerca di fare la seconda mossa che ti viene in mente. La seconda? Sì. L'altra possibile, ok? Oh. Pensa. Mettilo. A che serve? Oggi ti insegno qualcosa di nuovo. Oh, davvero? Vuoi che faccia la terza mossa che mi viene in mente? No, non voglio che pensi. Affatto. Vuoi dire che non devo pensare a quello che faccio? Immagina che sorpresa sarà per me.
Nick, scusa, non sapevo che avrei tirato un gancio. Neanche io, Danny. Neanche io. Grazie. Di un po', Danny. La tua ragazza com'è? Non ce l'ho, ho solo la mamma. La mamma. Lo sa che sei qui? È lei che mi ha incoraggiato. Dice che i sogni non devono aspettare. Tuo padre è d'accordo? A sentire lui, i sogni sono lì, dietro l'angolo. Dice sempre, aspetta l'anno prossimo, avremo una casa grande il doppio di questa. Quell'anno non è ancora arrivato. Ci tieni davvero a questo titolo? Voglio dire, per te stesso, non solo per accontentare Nick. È la cosa che desidero di più nella vita. Quando avrò battuto Jake, voglio prendermi una vacanza e fare un regalo alla mamma. Al campione del futuro. Al mio grande sogno. Non lo vedevo così da tanto tempo. Non male per la tua età. Mi fai provare? Accomodati. Certo. Non male. Non male. Copio tutte le mosse che fai. A proposito, faremo una sosta andando a Las Vegas domani. Perché? Ti riscalderai un po' con Johnny Farid. Farid? Ha vinto il titolo nell'87. Se non batti Farid, è meglio che non sali sul ring con Jake. Ci proverò. Non basta, ci devi riuscire. Squallore questo posto. Coraggio, dentro è un po' meglio. Davvero? Tyro. Hey, Nick. Bentornato. Ciao, Stevie. Nicky! Amico! Ehi! Come te la passi? Non ti abbiamo più visto. Tutto bene. Voglio presentarti Danny Davis, Stevie Olivares. Ah. Piacere. Salve, Danny. È lui il ragazzo che può battere Johnny Farid? Sono venuto qui per scoprirlo.
Anche Farid si prepara per Las Vegas. Gli serve qualcuno che lo impegni, che gli tenga testa. Beh, l'ha trovato, te l'assicuro. Bene. Ah, questa è Maggie, la mia... Non ti sforzare, Nick. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio. Quando deciderai di mollare questo barbone, ricordati che io sono completamente a tua disposizione. Qualsiasi cosa desideri, non hai che da chiedere, qualsiasi cosa. Ah. Dov'è la toilette delle signore? La toilette delle signore, certo. È da quella parte. Grazie. Di solito è più simpatica. Non preoccuparti. Senti una cosa, Nick, ho un'idea. Visto che siamo nel regno del gioco d'azzardo, te la sentiresti di fare una scommessa con me? Che scommessa? Sul mio pugile. Non lo so, Stevie, non credo. Oh, che c'è? Poca fiducia, forse. Guarda che io punto dei soldi, non parlo a Barbara. Quanti soldi? $300. E dici che io non ho fiducia? 1000. 2000. Va bene. Ah. A più tardi, Stevie. Sì. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Non farti buttare giù. Non permettere che ti afferri e ti faccia combattere a terra. Che devo fare se mi butta giù? Non resistere. È importante. L'ho visto rompere un braccio a un avversario. Come devo reagire? Battilo col suo stesso gioco. Se lui ti tira giù, tu fa lo stesso. Chiaro? Chiaro. Proviamo. Con questi fanno 2000. Beh, spero che Danny non gli abbia procurato troppi problemi alla digestione. Glielo chiederò quando si rimetterà in piedi. Che farai del tuo ragazzo, Nick? Dice che vuol diventare campione del mondo. Ci vediamo a Las Vegas, Stevie. Sì, ciao. Davvero un bel gruzzolo. Rimborso spese.
Perché, Nick? Hai vinto, no? Sono tuoi. Andiamo. Sono già messo d'accordo con Sean. Avrai due incontri domani. Domani? Esatto. Ehi, è Las Vegas questa. Comincia il campionato. Salute. Salute. Io vado a fare un giro. Non sono mai stato a Las Vegas. È un'ottima idea. Dicono che il vulcano andrà in eruzione fra 10 minuti. Davvero? E allora vado, ragazzi. Ci ha creduto. Ha fiducia in te, Nick. Ah, questo lo so. Non gli succederà niente, vero? No, vedrai. Te lo prometto. Sul mio onore. Sta tranquillo. Un sacco di patate. Non sta in piedi. Dai, vieni. Avanti. Ecco, l'ho già steso. Ehi, amico, sveglia. Sei in gran forma, baby. Sei una forza, tesoro. Bisogna chiamare un dottore. Questo non si alza. Tu sì che sai apprezzare il talento. Ti piace, eh? Joe, quali sono queste grandi notizie? Sean ha telefonato poco fa. Ha chiesto se Jake può essere a Las Vegas un giorno prima. La rete TV che trasmetterà il campionato vuole girare un servizio promozionale su di te. È la ciliegina sulla torta. Ti farai una grande pubblicità. Sì, sì, va bene. Perfetto, gli ho già detto di sì. $10,000 al giorno. 10.000 al giorno? Sei fuori di cervello, amico. Non potrà darti una cifra simile. Nessuno incassa tanto con questo sport. Mi batto per il titolo. Che cos'altro vuole da me? Che sputi sangue? Oh, adesso sei ingiusto. Sean è stato il solo ad aiutarci quando eravamo col culo per terra e tutti ci voltavano le spalle. Ehi, ascolta, Joe. Io sono un pugile. Non faccio beneficenza. Ma se non te la senti, io posso... Ok. Ci proverò. Sean mi ha detto di aver visto Nick nella palestra di Stevie ieri pomeriggio. Come? È ancora vivo. È in gran forma. Sta allenando un ragazzo che secondo Stevie è formidabile. Spero sia meglio di Nick. Buona giornata a tutti. Vi parla il vostro Jim McRow da Las Vegas. Non è un segreto per nessuno che il grande favorito in questo campionato del mondo di kickboxing è il detentore del titolo Jake Gerard. Ma ci sono molti altri fortissimi lottatori che sperano di strappargli la tanto sospirata cintura. Un po' nervoso. Stammi a sentire, Danny. Quanti pugili hanno avuto questa occasione? Poter realizzare il loro sogno. Ce ne sarà uno su 1 milione. Io non ho allenato nessuno prima d'ora. Ho voluto allenare te, perché so che puoi farcela. Sono fiero di te. Pensi che vincerò? Dipende da te.
Uno dei favoriti fra gli sfidanti di Jake e Gerard sembra essere il lottatore numero uno Jackie Clark, le cui piroette sono ben note ai tifosi di questo sport. Nel primo incontro di oggi vedremo come favorito José González, che è il numero 9 del mondo, contro un non classificato, Danny Davis. Ecco, è suonato il gong. Tutto come ai vecchi tempi. Non avrei dovuto ritirarmi. Hai preso una decisione giusta. Sul ring do il meglio di me. Sai fare tante altre cose. Il tuo club va alla grande. Sì, ma quello è solo per far soldi. La lotta è la mia passione. È l'unica cosa importante per me. L'unica cosa. Eccetto te. Ti amo, Nick. Ti amo tanto. Ti amerò sempre. Hai sentito quello che ho detto? Sì. E
E nell'angolo blu, proveniente da Los Angeles, California, con un peso di 176 libbre, il campione del mondo dei medio massimi. Eccovi il favoloso Jake Gerard. Parlo sul tempo. Colpisci duro fin dall'inizio del match. Ok. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Cosa devi fare? Distruggerlo. Dillo più forte. Distruggerlo. Allora va e fallo fuori. No, Nick, niente che tu non possa vedere al mattatoio. Che fai? Voglio andarmene, ok? Ok. Avevi mai visto combattere? No, mai da vivo. Guarda e impara. Giocare a blackjack? Come no, anzi, se vuoi qualche consiglio. Te ne intendi? Sì. Ah. Ho anche un sistema. Hai un sistema? Shh. È basato su alcuni calcoli che ho fatto. Calcoli? Certo. Ah. Con i numeri vado forte io. E proviamo allora. Ok. Guarda, c'è posto lì. Signore, vuol mettere i soldi sul tavolo, prego. Ah, scusi. Posso avere un cocktail, per favore? Subito, signore.
Vorrei raddoppiare. Vuoi raddoppiare con 12? Vuoi raddoppiare con 12? Ah! Ho vinto. Complimenti. Il sistema. Sta andando? Alla grande. È tutta la sera che non faccio altro che vincere. Ah. Ehi! E a te com'è andata? Ah, ho fatto faville al blackjack. Ah, bravo. Non dovresti essere già a letto. Resto ancora qualche minuto. Nick ha fatto fissare il mio posto fortunato. Vedrai, andrà tutto liscio. Che significa? Lui è superstizioso. Mi sedevo sempre nello stesso posto quando era sul ring. Ah! Numero 7, settima fila. Nick superstizioso? Ma dai. Non c'ero quando ha lottato con Jake. Su, forza! Nell'angolo blu, lo sfidante viene da Boulder, Colorado. Peso 173 libbre. Ed ora ecco a voi il numero 2 della categoria medio-massimi di kickboxing. Vi presento Jackie Clark, detto il Falco. Ehi, sei sicuro che non sai niente su di lui? So soltanto che se vuoi arrivare a Jake devi batterlo, ok? È un buon motivo per darci sotto. Allora, che impressioni hai? È così veloce che scivola via da tutte le parti. È un clown, è tutta scena. Abbassa il destro quando tu alzi il ginocchio sinistro. Devi fargli 3 o 4 finte. Ma non riesco a toccarlo. Senti, dammi l'occhio. D'accordo? Quello salta da tutte le parti, vero? È solo un estrione. Tu fagli qualche finta e poi gli dai una scarica di calci. Chiaro? Sì. Ok,
Di torta? No. Pasti alla frutta? No. Allora la Macedonia? No. Ascoltate! Lo sentite? È il rumore delle labbra che fremono per i miei magnifici bocconcini alla crema pasticcera. Quelle delizie del vassoio gridano: assaggiami! Assaggiami! Non trascurarmi! Appena ne avrete mangiato uno, vi sentirete il paradiso in bocca e allora ve li divorerete uno dopo l'altro. Ancora, ancora, ancora! Senta, noi non vogliamo il dolce, chiaro? Ah. Danny è andato forte oggi. Sì, l'ho visto. E anche Jake. Qual è il problema? Questa storia non mi convince. Las Vegas, Jake, Danny. Sembra che dentro di te ci sia un demonio. E se anche fosse? Perché non cerchi di affrontare i problemi che hai? Ma non mi dire. Senza bere. Non hai bisogno di stampelle. È Jake che mi ci ha costretto. Per ben 6 mesi. O non te lo ricordi? Oh, me lo ricordo. Ma non è certo una soluzione vivere attaccato a una bottiglia. Sei veramente sensibile, Maggie. Mi commuovi, lo sai? Il signor Gerard ha prenotato un tavolo. Nick, ti prego. Ehi, hey, Nick! Sei qui per il torneo degli anziani? No, sono venuto per vederti prendere a calci. Sai, Nick, ho paura che dovrei aspettare un bel pezzo. Ciao, Roxy. Ciao, Nick. Mi sembri sbronzo come al solito. Ah, sì? Sì. E tu la solita puttana. Pezzo di merda, ti ho distrutto una volta, posso farlo ancora? Adesso basta. Smettila. Che cosa vuoi, Jake? Ha insultato mia moglie. Maggie, levati di me. Niente affatto. Questa storia deve finire. Domani sera a quest'ora, al cimitero del Neo. Non mancherò. Ne dubito, pallone gonfiato. Basta, Jake, piantala. Andiamo. Vieni su. E lasciami solo. Hai da accendere? Il barista dice che sei un pugile. Lo ero un tempo. Come Mike Tyson? Più grande. Ah, davvero? Sei ricco? No. No, non più. Capisco. Ma non mi mancano certo i soldi per farti divertire. Ah, sì. Hai un nome? Nick. E tu? Kimber. Vieni, Kimber. Nick!
vorrei rum e coca, per favore. Scusa, mi dispiace. Non fa niente. Succede a tutti, non te la prendere. Non mi era mai successo prima d'ora. Sì, sì, certo. Di, amico, mi paghi il taxi almeno? Cosa? Offrimi il taxi. Certo. Che campione del mondo del cazzo. Sorpresa. Ti dispiace se entro? No, vieni pure. Stai bene? Sono stata meglio. Vuoi sederti? Ti gira la testa. Ho bisogno d'aria fresca. Voglio bere ancora. Non è il caso. Sei già ubriaca. Mi sento sola. Io non bevo mai, ma stasera mi sento sola da morire. Ti ci vuole un caffè? No, qualcos'altro. Ti prego, Maggie, sono sicuro che domani te ne pentiresti. Ti desidero tanto, Danny. Sei quello che era Nick una volta. No, è difficile restare campioni. E poi... Poi cosa? Ci si affoga nell'alcol? È questo che vuoi dire? Danny, è inutile che lo difendi sempre. Ha rimorchiato una puttana in un bar. Fermi una cosa simile. Io lo amo. Lo amo così tanto. Danny, apri, amico. Che cosa c'è? Che succede? Beh, io volevo parlare un po'. Perché? Di cosa? Perché ho passato una brutta serata. Nick, è molto tardi. Ho un incontro domani, sono stanco. Ah, già domani. Sì, sì, certo. Dormi bene. Fatti una bella dormita anche tu. Ah, hai visto Maggie?
Nick... Sei una puttana. Sei una schifosa puttana. Ma sei pazzo! Ma che diavolo fai? Credi che Maggie e io... Cristo, è meglio che tu te ne vada. Scusa. Scusatemi. Che bastardo. Maggie, dove stai andando? Vado via, Nick. Vabbè, d'accordo, io ti capisco. Senti, appena torno dopo il campionato, parliamo di tutto con calma. Io ti lascio, Nick. Maggie, se è per la ragazza di questa notte, io... Non c'entra niente quella ragazza. Quante notti così ho passato? Soffrivo molto e tu neanche te ne accorgevi. Sono stanca di cercare delle scuse per te. E stanca di cercarle per me stessa. Maggie, no. Maggie... Non lasciarmi. Io posso cambiare. Ho bisogno di te. Non di me, Nick.
ma di te stesso. Quando lo capirai, chiamami. All'aeroporto, per favore. Ciao, Danny. Senti, mi dispiace per quello che è successo stanotte. Ma io... Lo so, non ci pensare più, ok? Non sono stato onesto con te. Non lo sono stato con nessuno negli ultimi anni. Specialmente con me stesso. Che vuoi dire? Che ti ho usato, Danny. Non mi interessava che tu vincessi questo campionato. Cercavo solo una rivincita su Jake. Qualcuno che lo battesse. E tu sei l'unico che è in grado di farlo. Beh, ci siamo usati a vicenda, non credi? Già. Quello che cerco di dirti è che questa è la mia guerra, la mia contro Jake. E tu puoi andartene quando vuoi. Ho capito. No, non del tutto. Non devi farti del male a causa mia. Non devi farti del male e basta. Non me ne vado da qui senza la cintura da campione. Chiaro? Insomma, amici, la sorpresa e forse l'epilogo di questo campionato si riassumono in un nome, Danny Davis. Domani ci sarà la sfida per il titolo, mentre stasera, oltre alla designazione dei due finalisti, molti grandi lottatori si batteranno per ottenere il terzo e il quarto posto. Ronnie Martins è andato forte finora e si merita il suo ottimo posto in classifica. Eccoci al via! Affronterà Jake Gerard nella finalissima di domani. Ehi, Danny, lanciami quei guantoni. Che vuoi fare? Cerca di colpirmi. Forte. Stai scherzando, vero? Sono ancora il tuo maestro? Certo che lo sei.
Forza. Via! Ma non hai voluto difenderti. Perché? Per vedere quanto riesco a incassare. Grazie. La dici una cosa? Perché fai questo? Perché devo. Non puoi battere Jake. Mi incoraggia il tuo ottimismo, Stevie. Il mio ottimismo comunque non ti servirebbe a batterlo. Senti, c'è niente che io possa dire per farti cambiare idea? No. E tu hai puntato dei soldi? Va bene, ci sono tutti. Non ci sarà nessuno stop. Non esistono colpi proibiti. Non ci sono limiti di nessun genere. Non si fanno round. Anche il tempo è illimitato. Ci si ferma se uno dei due si ritira o se è completamente fuori combattimento. Se no, la lotta continua. Forza, cominciamo. Sì. Allora, chi aspettate? Forza, ragazzi! Fatevi sotto! Dai, stendilo, Jake! Buttalo a te! Facci vedere che sei un campione! Attento, Nick, quello ti fa fuori! Tiragli uno dei tuoi ganci! E dai, che fate, un balletto? Ehi, Nick, quello è un osso duro! Pesante, Jay, stavolta ci lasci le pinne! Sì, così, così! Maggie, come mai sei qui? Danny, fammi entrare. Sì, certo. Ma non te n'eri andata? Volevo farlo, ma Danny, ho bisogno di aiuto. Che è successo? Beh, si tratta di Nick. La sfida con Jake stasera, e tu la sei sfida? Solo che... La sfida? Quale sfida? Oddio, non ne sai niente. Andiamo, te lo dico dopo. Non c'è tempo. Nick si batterà con Jake al cimitero del Neon. La nostra federazione non permette queste cose. Ma non è un incontro ufficiale. Jake lo ucciderà. Soltanto tu puoi fermarlo. Vieni, ti fanno a pezzi. Quello lo ammazza, ferma l'incontro.
Anche se volessi non potrei farlo, Steve. Se ti va di fare una buona azione, chiamo un'ambulanza. Sei partita. Non voglio andare da nessuna parte. Io ti amo. Senti, ti amo. Anch'io. Come ti senti? Molto meglio. Stasera ho imparato qualcosa. Qualcosa che dovevo capire. Vincere non è fare a pugni meglio di un altro. Vincere è riuscire a essere se stessi. Chiama il medico. Oh, Nick. Resisti. Resisti, ti prego. Oddio. Prenda questo.
Danny, devi farmi una promessa, te ne supplico. Quale? Prometti di non batterti con Jake. Non posso promettertelo. Lo stesso orgoglio che ha distrutto Nick. Non batterti con quella belva. Devo farlo. No, non devi farlo, lo vuoi. Lo stupido orgoglio che ha ucciso il tuo eroe ucciderà anche te. Perché tanti applausi? Sono io il campione. Fregatene, pensa all'incontro piuttosto. Quel pivellino lo farai fuori al primo round, vedrai. Ed eccoci finalmente all'avvenimento più atteso. La finale in 12 round di kickboxing per l'assegnazione del titolo mondiale dei pesi medio-massimi. Potete vedere nell'angolo rosso il lottatore proveniente da Columbus. È campione dei medio-massimi dell'Ohio, pesa 171 libbre e si è già conquistato il soprannome di olandese volante e tanti altri, Superman, Peter Pan, eccetera. Eccolo. Vai. Qui, Danny Davis! Nell'angolo blu, proveniente da Los Angeles, California, peso 178 libbre, il campione del mondo dei medio massimi di kickboxing, l'esplosivo, formidabile Jake Gerard.
Questo round l'hai vinto. Forse, ma non sembra molto scosso. Non ti devi preoccupare, ce la farai, ok? Adesso gli saltelli un po' intorno e lasci che sia lui ad attaccare, chiaro? Devi farlo stancare, capito? Mi raccomando. Tiragli intorno, fallo colpire a vuoto. Lontano da lui, colpisci okay. E va via, è veloce okay. Per te, non puoi okay. Caricarlo come un bisonte, hai capito? Sì, veloce, Danny, evita il corpo a corpo. Sei pronto, Jake? Sì, sono pronto. Ricorda che sei sì. Il campione. D'accordo. Non puoi mollare. D'accordo. Non perdere la calma, concentrati, non mollare. Sì, ho capito. Okay. Sei tu il più forte. Danny, combatti. Sarebbe fiero di te. Sono sicuro che lo è.